La ricerca sullo stato dell'arte nell'Advanced Manufacturing è stata realizzata dai partner del consorzio Skillman, che ricordiamo sono Jaguar Land Rover, Fiat e Scandinavian Airlines, insieme con le scuole del consorzio Skillman e sotto il coordinamento del CNR, nella persona del professor Renzo Salimbeni. La ricerca è disponibile online scaricandola dal nostro sito skillman.eu e dal sito del CNR. Vediamo insieme quali sono i contenuti di questa ricerca, che si articola in tre sezioni principali. La prima riguarda l'analisi della situazione economica del settore dei trasporti, la seconda parte è inerente un repertorio sullo stato delle tecnologie più recenti entrate nel settore dei trasporti e infine un repertorio sulle tecnologie attese. Iniziamo quindi a vedere i contenuti andando nella prima delle tre sezioni, quella relativa alla situazione economica, che tratta a sua volta tre argomenti: quello dell'industria automobilistica in generale, poi in particolare l'avionica, e il terzo è le prospettive dei bisogni attesi. Riguardo la situazione economica, la ricerca evidenzia come l'industria automobilistica sia in generale cruciale per la prosperità europea. Il settore dà lavoro a oltre 12 milioni di persone. L'Europa è infatti uno dei maggiori produttori al mondo di motoveicoli. Quindi il secondo settore dell'avionica è ovviamente ridotto, è una parte del settore trasporti in generale, e riguarda la produzione quindi di tutti gli equipaggiamenti elettronici installati a bordo degli aeromobili e preposti al pilotaggio, i sistemi di navigazione e comunicazione, gli autopiloti, i sistemi per esempio di condotta di volo. E questo settore è stato preso in esame, quello dell'avionica, in quanto rappresenta uno degli elementi di punta della produzione ITC europea nel mercato globale. È un settore, come ho detto, più piccolo, ma che comunque impiega oltre 500.000 persone e che ha volumi di affari in evidente aumento. Il capitolo sulla situazione economica chiude sul tema delle prospettive di bisogni del settore, per il quale si evidenzia, per esempio, per il mantenimento degli aeromobili la necessità di 480.000 tecnici nei prossimi 10 anni, quindi è un fabbisogno sicuramente significativo. Nel secondo dei due principali argomenti sviluppati dalla ricerca, il repertorio sullo stato delle tecnologie più recenti entrate nel settore dei trasporti, abbiamo invece tre argomenti principali. Il primo è quello della robotica nella produzione, il secondo è quello dei materiali leggeri e il terzo è l'internet delle cose, Internet of Things. Riguardo quindi alla robotica nella produzione, la ricerca del team di Skillman ha evidenziato come questo settore sia molto cambiato per arrivare al recente concetto di robot, che non è più visto come un macchinario a sé stante, ma come un intelligente assistente di lavoro industriale che si integra proprio nella produzione insieme all'uomo. Quindi un robot che si caratterizza per la sua capacità non tanto di produrre in sé, ma di affiancare l'uomo nella sua quotidianità di lavoro. Invece i materiali leggeri sono trattati in relazione al loro rilevante impiego che se ne fa nella industria aerospaziale e in particolare rispetto al crescente bisogno di manodopera specializzata per il loro impiego e per il loro mantenimento e soprattutto per la riparazione, come per esempio per i pannelli multistrato in fibra di carbonio che sono impiegati per la realizzazione delle fusoliere.
Infine, l'Internet delle cose è analizzato e visto nella sua più recente evoluzione e soprattutto è definito nella ricerca di Skillman in relazione al suo significato riguardo alla produzione industriale. L'Internet of Things è una tecnologia che crea reti invisibili e intelligenti, strutture controllabili e programmabili, però c'è un limite che è dato dalla complessità che ostacola la crescita delle connessioni fra oggetti e questo è un elemento su cui l'industria dovrà concentrare la sua attenzione. Il terzo elemento principale della ricerca, infine, è il repertorio sulle tecnologie attese che in qualche modo ricalca le parti precedenti della ricerca cercando di dare una visione sul futuro. Questo capitolo si suddivide a sua volta in quattro argomenti che in qualche modo appunto richiamano le parti precedenti per darci una visione prospettica. Nel primo capitolo troviamo il potenziale di trasformazione delle tecnologie innovative. Nel secondo abbiamo nuovamente quindi l'analisi della robotica in visione prospettica, poi ci sono i materiali e infine in chiusura le connessioni radio con l'Internet delle cose. Il settore dell'advanced manufacturing è strettamente connesso al potenziale di trasformazione delle tecnologie innovative, che è il primo dei quattro punti. Sulle tecnologie attese, nella ricerca si evidenziano aspettative di effetti molto importanti che riguardano settori innovativi come per esempio l'additive manufacturing, il composite manufacturing, le nanotecnologie, per esempio la costruzione dei componenti elettronici con polimeri plastici semiconduttori o con silicio monocristallino, le biotecnologie per esempio industriali e l'intelligenza artificiale. La robotica invece, che è il secondo dei quattro punti sulle attese, sulle prospettive, tocca aspetti come la rilevanza dell'aumento della capacità sensoriale delle macchine, sempre più queste tendono a saper misurare fattori che prima erano esclusivamente umani, come il contatto, la distanza, per esempio il livello di luminosità, di suono, la trazione, la rotazione, il livello di magnetismo, per esempio anche l'odore, la temperatura o l'inclinazione di un piano, la pressione, l'altitudine. Quindi tutti aspetti che erano esclusivi della sensibilità umana che sono in questo momento anche passati alle caratteristiche dei robot. Un altro aspetto importante sulle attese in campo robotico comunque è anche la capacità appunto data da queste nuove sensibilità che i robot hanno di interagire con l'uomo. Quindi l'interazione è sempre avvenuta fin dagli anni 50, dalle prime macchine, no? I primi computer, però l'eccezionale sviluppo recente fa presagire uno scenario molto diverso e anche molto più ampio che richiede attenzione particolare alla sicurezza per quanto riguarda l'impiego del robot nella produzione industriale, che viene visto quindi non più come una macchina a sé stante ma come un ausilio alla produzione a fianco all'uomo, insieme all'uomo, e quindi una macchina anche che deve essere autodidatta, deve apprendere sul campo, e quindi questo problema diciamo della sicurezza anche fisica relativa alla collaborazione uomo-macchina è un aspetto che la ricerca sottolinea come molto rilevante. Sul fronte dei materiali invece le attese della ricerca si focalizzano sulle trasformazioni sia negli impieghi che nelle caratteristiche intrinseche dei materiali stessi. Si evidenzia l'importanza del passaggio dall'uso dei metalli a quello dei materiali leggeri e come questi materiali si ritrovano nell'industria automobilistica. La ricerca presenta il grafene come un esempio di più recente apparizione che è rilevante da tenere in considerazione. Troviamo infine
il capitolo che analizza le aspettative riguardanti le connessioni radio con l'Internet of Things e in questo capitolo si rileva che ci attendono incrementi massivi del traffico di dati, principalmente grazie all'impiego dei servizi multimediali. E questi fattori investono quindi a pieno titolo il settore dei trasporti terrestri e aerei, con la particolarità evidenziata che si devono tenere bene in conto le implicazioni relative alla sicurezza, non tanto fisica in questo caso, come precedentemente dicevo, legata alla collaborazione proprio e agli aspetti meccanici della collaborazione, ma quanto appunto la sicurezza legata agli aspetti di tutela della privacy e dell'accesso alle informazioni e quindi alla sicurezza dei dati in sé. Lo sviluppo e la relazione del settore automobilistico con l'Internet delle cose è forse l'aspetto più affascinante. E include quindi anche una visione dei veicoli interconnessi, autonaviganti, e quindi la ricerca mostra esempi anche di già esistenti, come è noto, i veicoli a pilota automatico, per esempio, e ci fa veramente pensare al futuro.